Ciao a tutti gli amici dell'architettura sostenibile. Oggi voglio farvi vedere una particolarità che abbiamo adottato qui a realizzare la controparete isolata. Ecco, abbiamo preso la tecnica costruttiva che avevano utilizzato i cimbri per fare le pareti interne, l'abbiamo riproposta anche noi facendola sempre in legno. Composta da la parete estinta intonacata con la calce, quella è una calce pozzolanica, questa invece calce normale, e distanza dal muro per isolamento 16 centimetri. Qui abbiamo messo questi listelli di legno e qui dentro poi metteremo l'insufflaggio di cellulosa in modo da isolare questa parete e creare un muro isolato e dare così la possibilità di avere questi locali interni. Questo ad esempio sarà il nuovo bagno, lo riscalderemo con sistemi elettrici, sistemi a infrarosso che prenderanno l'energia dai pannelli fotovoltaici in copertura. Questa perciò la possiamo chiamare la controparete cimbra, come abbiamo visto nei precedenti video.